Edoardo Masciangelo, una partita oggi da terzino destro, comunque te la sei cavata molto bene, rimane però comunque una gara in cui c'è anche il rammarico, no? Per non essersela giocata 11 contro 11. Esattamente, è andata proprio così. Penso che l'espulsione di Davide abbia compromesso un po' la partita, insomma, perché poi l'espulsione è molto dubbia, perché c'è stato un contatto in area di rigore che l'arbitro non ha visto, evidentemente. E quell'episodio ha condannato un po' la partita, perché siamo convinti tutti noi che se non ci fosse stata quell'espulsione sarebbe stata tutt'altra partita, perché per come si era messa soprattutto il primo tempo riuscivamo a prenderli bene alti, riusciamo a giocare e abbiamo dimostrato che giocando che potevamo far bene. E devo dire comunque che questo pareggio ci dà la consapevolezza del fatto che siamo una grande squadra, perché non era facile dopo tre partite di fila tenere botta per più di 45 minuti e non subire neanche un tiro in porta. Ecco, a proposito di questo, Sottile ha detto 2 mesi fa questa partita probabilmente l'avremmo persa. Dov'è che siete cresciuti in questo senso? Hai ragione, siamo cresciuti a livello di squadra, a livello di temperamento, siamo proprio in campo, avevamo tutti la sensazione di essere compatti, di non concedergli nulla, infatti gli avversari io li sentivo dentro al campo, loro non riuscivano a trovare sbocco, noi chiudevamo tutto e abbiamo fatto una grande prova, siamo cresciuti a livello di testa e questo ci farà crescere, questa partita ci farà crescere, sono convinto ancora di più e ci servirà, bisogna ripartire con questa mentalità già dalla prossima partita e riusciremo a ottenere grandi risultati continuando così. Ecco, oggi ho giocato esterno destro, chiaramente non è il tuo ruolo naturale, però c'è anche voglia, no, di applicarsi quando la squadra è in emergenza. Sì, sono sincero, per me basta scendere in campo e io sono veramente a disposizione della squadra su questo, dovunque mi mettano, dovunque mi vogliono mettere, io lavoro e ci metto il massimo, poi come va, oggi è andata bene fortunatamente, ma penso sia andata bene, sì, sia andata molto bene, soprattutto il primo tempo che riuscivamo a trovare anche delle buone giocate con Fabio davanti e anche con Peppe, con De Feudis, riusciamo ad avere delle buone trame offensive, è andata bene.